Passiamo all'oggetto 151, si tratta di un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Paparelli. JP Industries, prospettive, interventi e misure per il rilancio delle attività produttive. Prego, consigliere. Grazie Presidente. È l'ennesima interrogazione che presento su questo tema. Questa volta prendo a spunto i dati che sono stati pubblicati rispetto ai bilanci 2014-2016. Parliamo di oltre 8 milioni di perdite di questa azienda in 3 anni, malgrado i circa 700 dipendenti che ancora lavorano negli stabilimenti del Fabrianese, di Colle e di Nocera Umbra, sono in gran parte pagati con le risorse della Cassa Integrazione Straordinaria. Parlo di un fatturato che ormai negli anni si sta consolidando intorno ai 26 milioni di euro. Questo significa che di fatto la produzione è ormai una produzione in ribasso, appunto consolidata, ed è la produzione di aziende che in quel settore hanno circa 40, 50, al massimo 60 dipendenti, quindi non i 700 che in questo momento vengono o dovrebbero essere impiegati come forza lavoro. Mi dicono che ormai si lavora per 4-5 giornate al mese e lavorano circa 20 dipendenti e gli altri vengono richiamati a rotazione, e chi viene richiamato sono altri circa 180 dipendenti sui 700 complessivi che sono stati riassunti dalla JP. C'è necessità di dare attuazione ad un piano aziendale che è stato presentato e che richiede circa 30 milioni di euro di nuovi investimenti. Queste risorse potrebbero essere date attraverso l'accesso al credito richiesto più volte alle banche, che lo stanno negando, che stanno tergiversando. E va detto che purtroppo in attesa di questo sblocco ci sono delle riorganizzazioni all'interno dell'azienda che alcuni chiamano dei veri e propri smantellamenti delle linee, in particolare con riferimento allo stabilimento di Colle di Nocera Umbra. Aggiungo che nel mese di marzo c'è stato un incontro tra sindacati e proprietà in cui i lavoratori, proprio per cercare di salvaguardare ulteriormente il bilancio e far sì che ci sia ancora la possibilità che le banche diano fiducia a questa azienda, i lavoratori, dicevo, hanno rinunciato a crediti maturati ma non pagati dall'azienda proprio per amore del loro posto di lavoro. Detto questo, quindi, Assessore, le chiedo se ci sono prospettive e quali interventi e misure la nostra Giunta, la nostra Regione, sta predisponendo insieme al Ministero e alla Regione Marche per rilanciare le attività produttive in quella fascia e in quell'azienda. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Paparelli. Grazie, Presidente. Ma la crisi della Merloni è nota a questo Consiglio, a questo Consesso, non solo a questo Consiglio, a questo Consesso, ovviamente, in quanto trattasi della crisi di un settore simbolo del modello di industrializzazione del Paese, che ha coinvolto l'andamento economico di più territori ad alta vocazione produttiva, l'area ricompresa nei 17 comuni umbri, come faceva riferimento il consigliere Smacchi, oggetto dell'accordo di programma Merloni, in particolare i comuni della fascia appenninica, si è negli anni caratterizzata per una presenza di manifatturiero fortemente interdipendente dalle relazioni di subfornitura e dall'indotto dell'elettrodomestico. È stato un quadro complesso, quale è stata addirittura sperimentata la modifica diversa della legge 181, che poi è diventato lo strumento principale con cui il Ministero sta sostenendo la riqualificazione industriale delle aree in crisi, con l'accordo di programma che ha visto, diciamo, diverse modifiche e ha visto in campo diversi soggetti. Successivamente, alla luce della mutata situazione determinatasi a seguito della cessione
dell'intero perimetro, si è resa necessaria, dicevo prima, la rivisitazione dello strumento di cui abbiamo fatto, purtroppo questo territorio ha fatto un po' da capo. Con riferimento alle nuove modalità, nel mese di giugno 2016 è stato pubblicato un avviso per la riindustrializzazione dell'area, potendo contare per la parte umbra di 13 milioni di euro di dotazione finanziaria. Lo strumento aveva le finalità, diciamo, di accompagnare progetti di riqualificazione industriale dell'area. Per la parte umbra abbiamo ricevuto 10 domande di contributo per complessivi investimenti pari a 60 milioni di euro, con un incremento occupazionale di 216 unità e agevolazioni richieste pari a 33 milioni. Va ricordato che ulteriori 9 milioni a valere sulla 181 sono stati utilizzati per la valorizzazione dell'asset produttivo del perimetro umbro marchigiano dell'Antonio Merloni a supporto dei programmi della JMP Industry, che in questa fase sta gestendo le attività industriali e nucleate dalla procedura di amministrazione straordinaria. Sempre con riferimento alla valorizzazione delle attività industriali, il Ministero e le due regioni si sono rese disponibili a supportare progetto di ricerca e innovazione attraverso l'attivazione dello strumento specifico che era stato previsto dal DM 1 aprile 2015. Il piano degli interventi diretti a valere sull'accordo di programma si integra con il sistema degli strumenti previsti a livello regionale. Nel giugno 2016 abbiamo pubblicato un avviso a sportello per il finanziamento delle imprese con una soglia di accesso pari a 150.000 euro a valere sulle risorse sulla misura 311, con una dotazione finanziaria di circa 3 milioni per mitigare gli effetti delle transizioni industriali in quell'area. L'avviso si è concluso il 7 luglio, 27 domande di finanziamento, investimenti ammessi pari a 20 milioni di euro, contributo concesso 3 milioni e 9. Inoltre sul versante regionale, al fine di mettere a sistema operazioni e interventi a favore dell'area, si è intervenuti anche in termini di rafforzamento dell'azione della Regione con riferimento agli incentivi alle imprese per l'assunzione dei lavoratori provenienti dal bacino ex Merloni. In merito agli interventi utili alla mitigazione degli effetti sui lavoratori, abbiamo definito un progetto di riqualificazione e riconversione industriale con il Fondo di adeguamento della globalizzazione FEG, avviando un percorso di politica attiva per 610 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Dell'azienda Merloni, residenti in Umbria e attraverso le risorse regionali con l'avviso per gli incentivi alle assunzioni over 30, in mobilità ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in procedura concorsuale, abbiamo messo a disposizione uno strumento per incentivare l'assunzione. Le tipologie di intervento a livello nazionale, comunitario e regionale che ho descritto trovano opportune sinergie e integrazioni con altri strumenti come il CRESCO sul crescita, sviluppo, competitività e occupazione, sia con misure agevolative previste dalla legge di stabilità 2016. Va ricordato infine che l'intervento sull'area connesso al tema delle aree interne, che nello specifico comprende parte importante dei comuni interessati dalla crisi, che rappresenta la messa a regime di interventi sistemici sulle condizioni che possono assicurare le condizioni di base, istruzione, sanità, trasporti, utili per favorire le precondizioni per una maggiore competitività territoriale. Questo insieme al sistema degli interventi che abbiamo posto in essere. In questa fase stiamo proseguendo gli incontri con il Ministero l'ultimo 18 aprile scorso per definire un'ulteriore interlocuzione con il sistema bancario in grado di garantire le necessarie coperture utili al rilancio produttivo del sito industriale di Caifana, come previsto nel piano industriale della JMP. In questo senso, al fine di facilitare il percorso, si sta esaminando l'opportunità e la possibilità di supportare l'intera operazione finanziaria anche attraverso un intervento patrimoniale della JMP Industries. In questo senso lo stesso Porcarelli ha chiesto di incontrare la Regione Umbria e la Regione Marche e noi abbiamo dato disponibilità, il Presidente Ceriscioli sta fissando per i primi di maggio
questo incontro, sperando che, diciamo, si possa registrare in quella fase un ulteriore passo in avanti verso il rilancio di quel sito, perché per il resto le azioni, diciamo, sinergiche che sono state, secondo me, fatte e avviate come accordo di programma col senno di poi, ovviamente noi non c'eravamo, ma su un territorio più vasto di quello che sarebbe stato necessario, forse sarebbe stato meglio concentrarlo su una porzione di territorio più limitato, perché gli investimenti ci sono stati, il cavallo, come si dice, ha bevuto, ma più che bere laddove avrebbe dovuto maggiormente bere, magari ha bevuto ai margini di quel territorio che adesso il consigliere Smacchi illustrava nella sua interrogazione. Grazie, prego consigliere Smacchi per la replica. Vi prego, sì, grazie, di estendere i tempi, assessore, perché non ci siamo. Grazie. Grazie assessore, ci ha fatto un quadro di insieme importante che va al di là addirittura delle richieste fatte con la mia interrogazione, ma che comunque è importante per, non avere, per avere una fotografia rispetto alla situazione della fascia appenninica. In merito invece all'interrogazione, credo che sia importante l'ultima parte che lei ci ha sottolineato, ossia l'accordo dell'incontro del 18 aprile e la disponibilità, finalmente direi, di Porcarelli per quanto riguarda anche diciamo una garanzia patrimoniale da dare agli istituti bancari per lo sblocco dei crediti. Credo che questo sia un passo importante, credo che questo incontro già programmato con la Regione Marche e che in questo momento si sta anche programmando con la Regione Umbria sia essenziale, anche perché a fine anno scade anche la nuova proroga che è stata data per quanto riguarda gli ammortizzatori. La prego di tenere aggiornato questo consiglio rispetto ad una vicenda e ad una crisi che tiene in sospeso un'intera fascia appenninica, non solo umbra. Grazie. Bene, allora procediamo con l'ultima interrogazione. Veramente vi raccomando il rispetto dei tempi. Qui l'interrogazione è sempre dei consiglieri Liberati e Carbonari e l'assessore Chianella questa volta. Perdurante criticità dei collegamenti stradali e ferroviari nel Ternano, perdurante chiusura della strada statale 79 bis Terni Rieti e assenza del treno Frecciarossa verso Milano via Spoleto Foligno Assisi. Prego consigliere Liberati. Grazie presidente. No, la vexata questio di una galleria sfortunata. Chi arriva in Umbria dall'Adriatico ne percorre molte e stanno tutte abbastanza bene, diciamo, sia sulla Perugia-Ancona che sulla Foligno-Civitanova, qualche infiltrazione d'acqua ma nulla più. Ora invece in 10 chilometri sulla cosiddetta Terni Rieti, che dagli anni 60 dovrebbe essere costruita e oggi purtroppo non è ancora conclusa per via di fallimenti su fallimenti, in 10 chilometri abbiamo avuto una galleria sotto una discarica che registrava percolato di metalli pesanti, cromo esavalente, molibdeno, manganello, c'era di tutto. Un'altra galleria, la seconda, che purtroppo adesso avrebbe questo problema di alcuni disallineamenti di tiranti nella soletta di emergenza che si trova, diciamo, sopra la strada. Una vicenda che non è stata davvero ufficialmente mai davvero avuto risposta ufficiale, ecco, da parte di ANAS, e sulla quale continua la chiusura come se nulla fosse. Mi chiedo, fossimo a Firenze, fossimo a Roma, fossimo a Milano, sarebbe stato così? No, perché io sono andato su due volte, non c'era nessuno a lavorare, nessuno a lavorare. Allora non ci siamo proprio, e questo lo dico anzitutto ad ANAS, lo dico al Ministero delle Infrastrutture. Noi pretendiamo una task force e che si riapra subito, perché sappiamo bene che quella soletta è inghisata lateralmente, è inghisata sul soffitto del tunnel con migliaia di tiranti, e quel tunnel è una macchina tecnologicamente dovrebbe essere perfetta. C'è questo problema, ci lavorino dentro, ci lavorino subito, e magari proprio dentro il corridoio di emergenza e non là sotto. Benissimo. Poi c'è il tema, criticità ulteriore sempre dell'Umbria meridionale, del collegamento veloce col nord Italia. Io ringrazio l'assessore per questo tentativo di anticipazione del Tacito per prendere poi a Firenze l'alta velocità. Mi sta tutto bene, però qui dentro si era
ci si era accordati con un'apposita mozione per un secondo Frecciarossa, anche perché il Frecciarossa che parte da Perugia e che serve mezza Umbria e non l'altra mezza Umbria, in realtà, pur essendo un treno di successo, essendo proprio tale, purtroppo essendo prenotato da Arezzo in poi, non è spesso prenotabile la mattina dagli Umbri, e quindi lo possono prendere un tot di persone, non più. Allora, c'erano degli impegni, secondo Frecciarossa, Terni, Perugia, Milano, diretto, e naturalmente sulla Terni-Rieti finalmente una risposta che sia chiara per collegarci anche con quella parte d'Italia. Grazie. Bene, prego Assessore Chianella per la risposta. Grazie Presidente. La Regione ha definito attraverso il Piano Regionale dei Trasporti strategie e politiche volte alla valorizzazione del trasporto pubblico locale e per la realizzazione o completamento di alcune infrastrutture viarie e ferroviarie ritenute prioritarie. Il piano è stato approvato, come sappiamo, nel dicembre del 2015. A partire da tale data, in continuità con le politiche intraprese in precedenza, sono state messe in atto azioni che hanno reso possibile il completamento di alcuni assi stradali, i quali hanno consentito di migliorare la condizione di parziale isolamento della Regione con il resto del Paese. Sul fronte della viabilità, nell'ultimo anno sono state infatti aperte importanti infrastrutture, la statale 77, a breve inaugureremo la Perugia-Ancona, tronchi stradali. Sul fronte dei servizi invece del trasporto pubblico ferroviario su gomma si è lavorato a una serie di iniziative, tra le quali appunto quella della sperimentazione del collegamento Perugia-Milano-Torino tramite rete AV. Occorre peraltro ricordare che i tagli progressivi operati nel corso degli ultimi anni, sia in materia di spesa per servizi che di investimenti, non ha certo facilitato la pianificazione né la programmazione sia nel campo infrastrutturale che dei servizi di trasporto pubblico. Tale trend ha innegabilmente rallentato il completamento di alcune opere stradali e ferroviarie, nonché determinato significative riduzioni nell'offerta dei servizi. E veniamo alla statale 79 bis Ternana. Relativamente al quesito posto dall'interrogazione, occorre premettere che la strada 79 bis Ternana è di competenza ANAS. Dopo il dissesto riscontrato sul piano viabile della tratta in prossimità del viadotto San Carlo nel mese di dicembre, i tecnici ANAS si sono attivati e hanno eseguito gli opportuni accertamenti, rilevando che lo stesso è stato determinato da un circoscritto abbassamento del rilevato in terra contiguo al viadotto e che non ha interessato la struttura dell'opera. Il traffico al momento deviato sulla viabilità secondaria e si prevede che il viadotto San Carlo sulla Terni-Rieti riaprirà entro la prima decade di maggio, quindi ho avuto assicurazioni anche questa mattina direttamente da ANAS. Nel contempo proseguono verifiche e interventi provvisionali sulla galleria Vannerina, per la cui riapertura i tecnici ANAS hanno effettivamente informato che si rendono necessari tempi più lunghi. ANAS ha comunicato che proseguono le verifiche da parte dei tecnici specializzati all'interno della galleria Vannerina, dopo appunto che il 9 febbraio era stata rilevata un'anomalia nella funzionalità di una porzione della soletta che delimita la sezione superiore del tunnel dedicata al passaggio delle condotte di areazione nonché al transito pedonale, quindi come via di fuga pedonale in caso di necessità o manutenzione. Dai risultati degli esami finora condotti è emersa la necessità di intervenire su diverse sezioni della soletta al fine di assicurarne la completa funzionalità e prevenirne possibili anomalie anche sulle porzioni al momento non interessate. Le cause delle anomalie rilevate sono in corso tuttora di accertamento e al momento non si esclude, anche questo ce lo siamo già detto con il consigliere Liberati, che possono essere state collegate a fenomeni originati forse anche dal sisma. Io, per constatare di persona la natura e la consistenza della criticità, ho compiuto un sopralluogo 10 giorni fa sia sul viadotto che sulla galleria per verificare lo stato dell'arteria e il cronoprogramma delle opere previste. Il capo compartimento dell'ANAS, tra l'altro, su mia richiesta, ingegner Celia, ha manifestato e ha dato la disponibilità ad un incontro in commissione, in seconda commissione consigliare, che avverrà nei prossimi giorni di maggio, i primi giorni di maggio, e per quanto mi riguarda sto sollecitando e chiedendo ad ANAS di trovare tutte quelle soluzioni
anche provvisionali che possano permettere il flusso anche, diciamo, mitigato o a senso unico alternato in alcuni casi, perché la riapertura avvenisse prima del cosiddetto agosto, questi erano i tempi di ANAS. Mi risulta che ANAS stia studiando queste opzioni. Per quanto riguarda invece la seconda questione posta dal consigliere Liberati sul collegamento diretto Terni-Milano, occorre premettere che l'istituzione dei servizi AV che utilizzano materiale rotabile in grado di viaggiare appunto su tali reti come Frecciarossa, che costituiscono il prodotto di punta dell'offerta di Trenitalia, non afferisce ovviamente alla competenza della Regione, trattandosi di servizi al mercato attualmente gestiti direttamente da Trenitalia o NTV. Altra cosa è l'arretramento del Frecciarossa sulla tratta Perugia-Arezzo, con possibilità di prosecuzione per Milano, che a tutti gli effetti è un servizio interregionale, quella tratta. Le Regioni operano infatti nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale caratterizzati da condizioni di mancanza di mercato che consentono la possibilità dello Stato di compensare il costo del servizio al fine di garantirle l'equilibrio economico. Tale premessa è necessaria per comprendere la delimitazione che esiste nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario che possono essere a mercato gestiti da operatori privati come Trenitalia o NTV, intercity gestiti da Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio MIT Trenitalia o regionali per mezzo del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione. Per istituire un servizio diretto Frecciarossa Terni-Milano, mi permetto però di aprire una parentesi, consigliere Liberati, il dispositivo che fu approvato appunto nella delibera dell'11 luglio per Terni non parlava di Frecciarossa, ma parlava di Freccia, che è ovviamente una gamma, diciamo così, più vasta e quindi non necessariamente Frecciarossa. Pertanto è necessario verificare la sussistenza delle condizioni di mercato che ne rendono possibile la sostenibilità economica appunto da parte del gestore Trenitalia o NV. È evidente che un siffatto servizio che partendo da Terni o fermando a Terni uscendo dalla linea V per Orte, prima di Orte, per rientrare in intersezione più prossima dopo aver percorso Foligno, Terontola per poi rientrare ad Arezzo, perderebbe ogni appetibilità commerciale, questo è ovvio, quindi crediamo che poi qualsiasi viaggiatore che parte da Roma non sarebbe disposto a percorrere ovviamente questa linea. Più praticabile invece potrebbe risultare l'ipotesi di far uscire un treno nel caso in cui della linea V fermando ad Orte per poi riemettersi nella V stessa, anche se per il momento il gestore Trenitalia tende ad escludere categoricamente tale possibilità, in quanto l'operazione comporterebbe un perditempo di almeno 20 minuti oltre ai riflessi economici negativi non meglio quantificati. Stiamo però relazionandoci con Trenitalia su questa questione di Terni, di questo e di altro ci occupiamo appunto da tempo nel rapporto direi pressoché quotidiano che abbiamo con il management di Trenitalia, cercando di ricercare le possibili soluzioni e convergenze per migliorare l'accesso dei servizi AV per la città di Terni. Tra queste interlocuzioni con Trenitalia sono incluse ovviamente lo studio di un'eventuale modifica che, come lei ha ben scritto nella interrogazione, è complementare, ma è sempre una opportunità quella di modificare appunto l'orario del tacito, che aprirebbe la possibilità di ampliare tramite l'istituzione di una doppia fermata a Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella l'offerta di servizi con i Frecci Argento che vanno verso nord-est. Quindi a Campo di Marte avremmo i servizi dei Frecci Argento che vanno a Padova, Bolzano, Venezia e Trieste, mentre a Santa Maria Novella avremo i Frecciarossa che vanno a Bologna, Milano e Torino. Quindi sono tutte questioni. Ci sono delle difficoltà rispetto a questo, sia nel caso di Freccia inteso in senso lato, sulla disponibilità del materiale rotabile, almeno dalle ultime interlocuzioni che abbiamo avuto, e anche l'individuazione delle tracce sul sistema AV. Detto questo, però, l'interlocuzione continua e quindi speriamo che di trovare, tra virgolette, come dire, delle soluzioni che possano garantire e dare una risposta alle necessità dei nostri territori, appunto in questo caso del territorio di Terni. Bene, telegrafica. Comincio con ANAS. Chiediamo una commissione di esperti fatta di ingegneri strutturali subito. Basta
con questa storia di alcuni, sappiamo bene, responsabili ANAS che adesso che l'hanno chiusa non vogliono mettere la firma per riaprirla. Questo è il vero tema. Questo è il vero tema. Allora, si nomini subito una commissione di esperti, di ingegneri strutturali, ce li portiamo noi se vogliono. Ci sono anche nel terreno degli ingegneri strutturali che lavorano in America con grande successo. Quindi non ci vengono a raccontare stupidaggini o abbiano il coraggio di rimetterci sopra la penna. Primo. Secondo. Dopo 3 mesi le cause sono ancora in corso di accertamento? No, per me questo è allucinante. Quindi anche su questo, a mio parere, da parte di ANAS non c'è sufficiente attenzione. Per quanto riguarda invece Trenitalia, naturalmente sta alzando il prezzo con noi, l'abbiamo pagato giustamente 1,5 milioni per collegare Perugia, arretrare il Freccia, a questo punto pretenderanno anche per Terni e per gli altri una bella sommetta. No, perché questi signori che lavorano nel regime di monopolio prendono 240 milioni in 6 anni per i servizi che vengono compartecipati dalla Regione, e quindi trovino loro stavolta i soldi per servire l'Umbria in maniera opportuna e necessaria per noi. Orte non mi interessa, Orte è nel Lazio, quindi semmai Terni, Orte, Milano, ma perché noi dobbiamo servire gli Umbri è Terni, Spoleto, Foligno, Perugia, Milano, perché già Perugia oggi, ripeto, non riesce a prenotare i biglietti perché il treno è totalmente prenotato da Arezzo in su. Ringrazio l'assessore, ricordo che il materiale rotabile va prenotato per tempo, quindi è bene rafforzare l'interlocuzione, e io la ringrazio se darà seguito a questi impegni. Grazie. Abbiamo concluso la sessione del question time. Io vi annuncio che farò una proposta di modificare il regolamento e di non accettare più interrogazioni che prevedono risposte che durano oltre 10 minuti, perché siamo veramente fuori. Per adesso ci fermiamo per un quarto d'ora, abbiamo necessità di fare una piccola riunione dell'ufficio di presidenza e ci riaggiorniamo in aula per le 12. Grazie.